Quindi, Elena, ciao. Ciao! Come stai? Super bene, come sempre. E tu? Sì, sono bene. Oggi ho avuto si dice una sessione di terapia con il mio psicologo, quindi sto bene. Sì. Psicologo. Psicologo, psicologo. Psicologo. Quindi sei molto zen. Sì. Però dipende, a volte dopo una sessione non sono bene, sono molto elettrica, si dice, sono molto Elettrizzata. elettrizzata, sono molto elettrizzata a volte, però oggi abbiamo avuto una sessione buona e io avevo bisogno di questo, quindi sono molto bene. Sono contenta. Sì. Quindi oggi siamo qui per parlare dell'amore e volevo iniziare parlando, come si dice, telling you, Dice, raccontandoti. raccontandoti un po' di un video che ho guardato in TEDx. Ah, li adoro. Sì, anch'io. Quindi è un video molto bello, è in portoghese e tutte le volte che ho guardato questo video come si dice? Cry. Ho pianto. Ho pianto, tutte le volte ho pianto. Perché c'è questo ragazzo e lui, la prima volta che una persona gli è stata piaciuta, Una persona gli è piaciuta. la prima volta che una persona gli è piaciuta, lui aveva 7 anni e lui ha detto Sette. sette, e lui ha detto questo a lei, però lei gli ha detto, però tu non è bello, come si dice l'opposto di bello? Ah, tu non sei bello, sei brutto. Sei brutto. La ragazza di 7 anni ha detto, tu è brutto. E quindi dopo lui ha avuto a una ragazza, no, sì, si dice, sì, lui ha avuto una ragazza e lei gli ha lasciato, Ah, lei l'ha lasciato. lei l'ha lasciato e lui ha chiesto al suo padre perché. E lui ha chiesto a lei perché lei ha detto ti amo, però io voglio una cosa differente. E lui ha chiesto il suo padre perché A suo padre. al suo padre, A suo padre. Lui ha chiesto a suo padre perché questo è successo, se esisteva l'amore. Però il suo padre ha detto, Suo padre. suo, non il, suo padre, sì, grazie, suo padre ha detto, quando qualcuno entra nella tua vita e dopo lasci, La sale, lascia, la sì, lascia, esce. esce, la lascia, esce dopo un tempo. Può essere qualsiasi cosa meno l'amore. Sì? Può essere qualsiasi cosa meno l'amore, Meno l'amore. forché l'amore. Sì, puoi dire forché l'amore. Anche. Forché l'amore. Perché l'amore. Sì, e lui ha capito
che le cose buone nella vita cominciano dopo un finale. Quindi lui ha sempre avuto o altri amori dopo l'amore ultimo è finito. Dopo che l'amore ultimo è finito. Sì. Sì, quindi dopo il suo padre ha scoperto una malattia, no, non è malattia, Sì. una malattia, come la malattia di, come si chiama quel fisico famoso? Stephen something? Crash? No, no, non è lui. Crashen. No, 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 no. Come si chiama quel fisico che... Ah? Stephen Stephen Hawking, Hawking. Sì, una malattia come la malattia di Stephen Hawking. E il suo padre aveva Suo padre. suo padre aveva poco tempo di vita. E quindi questo ragazzo piangeva molto, però il suo padre era calmo, era un uomo molto wise, sappio, Saggio. saggio. Era un uomo saggio e ha detto: no, non piange, non piangiare, Non piangere. non piangere, non piangere. Se tu, oh Dio mio, se tu... Come congiuntivo, se tu soppiera, no, sapessi, sapessi, Sì, sapessi. sapessi, se tu sapessi che oggi sarebbe stato l'ultimo giorno della tua vita, Fosse. fossi stato, se oggi fossi stato Se oggi l'ultimo, fosse. se oggi fossi, quindi se tu sapessi che oggi è l'ultimo giorno della tua vita, come vorrei? Vorresti tu? Vorresti tu? Come vorresti passare questo giorno? Piangendo? Quindi il tempo che suo padre aveva, secondo i dottori, era stato 90 giorni, però ha vissuto, no, ha vissuto, he lived, ha vissuto 3 anni, e tutti il giorno loro viaggiavano a un paese differente sull'internet, quindi un giorno In un paese diverso. in un paese diverso, e loro vivevano, no, abbia, no, they lived. Hanno vissuto. Sì, hanno vissuto, loro hanno vissuto 3 anni molto interessanti. Il figlio ha scritto un libro e con il padre. Dopo un momento il padre non poteva più parlare, quindi tutta la famiglia era in silenzio. Loro utilizzavano iPad per comunicare, tutti in silenzio per empatia con il padre. E dopo il padre non poteva più scrivere, muoversi, quindi il padre ha detto: una pescata è sì, due pescata si dice, Un blink, battito. un battito significa sì, due battito significa no, e tre battito significa ti amo. E è un video bellissimo, quindi è una storia molto bella, e la conclusione che il figlio, dopo il padre è morto, è che la cosa più
più preziosa della nostra vita è il nostro tempo, Preziosa. preziosa delle nostre vite è il nostro tempo. E è la cosa che possiamo dare alle persone che amiamo, il nostro tempo. A volte noi abbiamo molte regole, esigenze per fare parte delle vite delle persone o per le persone essere parte delle nostre. Abbiamo delle regole affinché le persone siano parte. Sì, siano parte e se una persona si sbaglia o commette un sbaglio, noi lasciamo e sì, però sì, tutto questo sono cose create delle nostre teste e l'amore è una cosa un po' più grande di questo. E quindi credo che il messaggio sia Il messaggio. lo stesso nome del libro che lui ha scritto con suo padre, che si chiama Faccia l'amore, non faccia giochio. Fai l'amore. Fai l'amore. Make love, don't Fai make games, don't play games. l'amore, non giocare. Non Non giocare. fare dei giochi. Sì, no, non fai dei giochi. E sì, perché un giorno con questa storia del suo padre è perché è molto ovvio, è molto cliché, però la verità è che siamo qui oggi, la nostra famiglia, i nostri amici, però non saranno qui. Non saremo qui domani, però a volte ho l'impressione che viviamo come se fossimo eterni, Fossimo. fossimo eterni, però no, e neanche le persone. Quindi sì, volevo chiederti, se tu credi nell'amore. E cos'è l'amore per te? Prima di questo video io non sapevo, però adesso credo che la medita, Cosa intendi? the La measure, misura. la misura dell'amore è il tempo di qualità con le persone. Se tu ami qualcuno, tu sei nelle loro vita. Sì, e adesso sì, è quello che penso dell'amore. Tu, per te, invece, c'è una definizione dell'amore? Tu pensi spesso su questo argomento? Cos'è l'amore per Wow, te? questa storia è incredibile. Sì. E sono completamente d'accordo con le tue riflessioni. E l'amore, per sua definizione, vince tutto. E è la cosa più grande che possiamo conoscere. Secondo me è un po' quello che molte persone chiamano Dio o che chiamano universo, anche è amore, secondo me. E per esperienza personale, penso di aver conosciuto questo sentimento grazie ad una persona che mi ha dimostrato che cosa vuol dire amare e fidarsi completamente di una persona. E molto spesso,
Secondo me è un sentimento fortissimo che le persone hanno al loro interno, però la difficoltà è quella di riuscire a esprimere questo amore. È un po' come andare a scuola. Secondo me siamo sulla terra di passaggio, appunto, come se stessimo studiando ad una lezione all'università. E siamo sulla terra e stiamo imparando ad amare, per me. Grazie a questa persona, sono appunto riuscita a capire che l'amore vince qualsiasi cosa. E soprattutto è un sentimento che accetta tutto, tutte le parti di cui una persona è fatta. Infatti ti senti amato quando la persona ti accetta così per come sei. Io ho avuto la fortuna di sentirmi amata da questa persona c'è stata poi una separazione, forse perché io non sapevo amare come lui e anche perché non c'era il presupposto. Allora io a questo punto ti rigiro con una domanda. Secondo te può amare più persone o decidi di amare completamente solo una persona? Wow, difficile. Io penso che l'amore dipende, è diverso, può essere in molte forme, perché c'è l'amore per gli amici, per la famiglia, sì, per i nostri animali, i nostri gatti, no, non lo so. E non sé, no, non so, però l'amore Romantico. romantico. Credo che sia possibile ammirare molte persone e sì, ci sono molte persone interessanti nel mondo, però credo anche che, per esempio, per me, ci sono molte persone In potenziale. non adesso, non ho molte scelte, non ho. Sì, però. No, non adesso, però in potenziale, però credo anche che sia una scelta. Tu puoi essere con qualcuno, però Qualsiasi. qualsiasi, però c'è quella persona che c'è qualcosa di più e tu fai una scelta, sì, di essere, però sì, una scelta e non so se sia possibile di fare due scelte e perché Non so se sia possibile fare due scelte. due scelte, non so se sia possibile fare due scelte. Forse io ho un amico che vive in un relazionamento triplo, In una relazione in una tripla. relazione tripla, e Wow. sì, è una scelta che le tre hanno fatto, e è possibile, no? Si esiste, è possibile, però non so se per me potrei avere due persone, però non Non so. so se potrei avere due persone. Sì, però sì, credo che è possibile amare di un modo diverso,
molte persone allo stesso tempo, però tu credo che una persona deve fare una decisione, prendere una decisione o Fare una decisione o fare una prendere decisione, anche prendere una entrambe. decisione, sì, è importante. Tu invece? Sinceramente, sono dell'idea che siamo liberi a questo Sì, mondo. sì. E in effetti, cioè come ogni valore, può avere significati diversi per ogni persona. Quindi anche amare può avere significati diversi. E non so, penso alle persone che sono musulmane, che ammettono più matrimoni. Sono persone che si danno la possibilità di amare più persone e Sì. quindi sì, perché Sì. no? Perché no? Sì, forse questa mia opinione, forse no, certamente è per valore sociale, che programmazione sociale, perché le cose sono così. Sì, perché questo amico mio amico, sì, e loro sono tre, però loro anche possono essere con qualsiasi persone e loro Possono stare possono. qualsiasi persona. Sì, e loro sono molto felici insieme e molto liberi, è molto liberi. Quindi è una questione di valore anche. Sì, però Esatto. non so se io potrei, non so, per me non so. Per me sarebbe più che altro, non è che non sarei aperta a una cosa del genere. Cioè, potrei anche pensare, magari, ma io come persona sono molto empatica. Quindi già è difficile riuscire a avere una relazione con una persona. Anch'io. Sì. Se sono due. No, no, sì, io capisco. Sì, esatto. Sì, però è interessante pensare perché le cose sono come sono e se c'è un'alternativa. È molto importante mantenere la mentalità aperta per le Esatto. possibilità. Sì. 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 Ma tu pensi di aver conosciuto l'amore, di aver imparato ad amare e aver aumentato almeno la tua conoscenza di questo sentimento? Non so, credo che ho pensato di aver amato, però non era perché adesso io vedo che non era realmente amore, era una cosa di ego. Io volevo sentirmi amata, però credo che l'amore è un po' più generoso di quello che io sentiva. Non era amore, volevo dire di sì, però credo che adesso sono pronta, preparata per Sì. amare sin sperare niente in ritorno. Senza aspettare Sì, senza aspettare, però nel avere niente in passato, cambio. sì, senza aspettare niente in cambio, però nel passato. Io volevo essere speciale e io avevo molte domande. Fai questo per me. Se non fai, non mi ama veramente. Quindi l'amore non è così. No, adesso, però ho 31 anni, ho 31 adesso. Ho aspettato di essere cresciuta, no, non lo so, è diverso adesso, però sì. E te? Io appunto non sono stata in grado di amare come questa persona, però
Questa è stata la mia fortuna di essere stata amata da questa persona, perché in questo modo ho capito che cos'è l'amore. Perfetto. E nel momento in cui vieni amato così, vieni amato senza condizione, può essere anche una... Io da questa persona mi sono sentita amata senza che ci sia stato nulla, dal punto di vista fisico. Quindi ti senti completamente accettata Sì. e libera di esprimerti. E questa sensazione, questa generosità ti dà la possibilità di esprimere il tuo potenziale, di essere completamente te stessa. Sì, È bello, bello. incredibile. Incredibile, incredibile. Ah, spero, Sì. spero vivere qualcosa del genere, un giorno. Del genere. Del genere, sì. Quindi, grazie. Io te lo auguro, lo spero tantissimo per te. Oh, grazie, grazie. Sì, però bene, le cose adesso sono molto meglio che nel passato. E sì, io voglio sentire l'amore per tutte le cose che vivono, per tutto, per l'universo, per tutto. Quindi se c'è È una persona, stupendo. perfetto, se no, ok, sto bene. Sono d'accordo. E tu hai mai sentito questo amore dentro? Cioè, è qualcosa che ti unisce al mondo, vero? Sì, è È importante. magnifico. Magnifico, sì. Quindi grazie, grazie Elena per questa chiacchierata. È sempre un piacere vederti e parlarti. Anche Quindi per me. grazie, grazie. Alla prossima, sì? A A presto. presto. Beso. Non beso, bacio. Esatto, macio. Ciao.